Ancora un gesto di generosità nei confronti degli animali da parte dell'associazione Enzo Gallitelli Vivere a Colori di Policoro. Dopo il sostegno al canile del centro ionico avvenuto lo scorso anno con la donazione di cibo per animali, quest'anno l'attenzione è stata rivolta verso l'Oasi WWF Bosco Pantano, che da anni si impegna a curare e proteggere le specie animali del nostro territorio, a partire dalla tartaruga Caretta Caretta. Il presidente dell'associazione Benedetto Gallitelli ha donato cibo per animali e ha scelto simbolicamente la piazza Eraclea, il centro del comune di Policoro, dove era in corso un'iniziativa di sensibilizzazione al tesseramento all'associazione ambientalista. Abbiamo chiesto al presidente Gallitelli i motivi della scelta di quest'anno. Quest'anno l'abbiamo voluta fare al WWF di Policoro, grazie anche a una sollecitazione di una nostra stretta collaboratrice dell'associazione, la dottoressa Francesca Latronico, che è anche volontaria al WWF di Policoro. E noi siamo onorati fare la donazione al WWF di Policoro, perché sappiamo quanto è proficuo e anche qualificante l'impegno del WWF di Policoro per quanto riguarda l'assistenza all'ambiente e agli animali selvatici in modo particolare. Perché? Perché riteniamo che è un'organizzazione, è un'associazione, il WWF di Policoro, che fa tantissime cose nell'interesse appunto degli animali, che non sono solamente assistenza oppure primo soccorso alle tartarughe, come normalmente forse viene conosciuto, ma sappiamo anche che loro si dedicano anche molto a quella che è l'attenzione agli animali selvatici in particolare. Una sinergia importante tra associazioni impegnate sul territorio, come ha sottolineato ai nostri microfoni Antonio Colucci, responsabile dell'Oasi WWF Bosco Pantano di Policoro. Noi siamo coinvolti ed emozionati anche, perché questo tipo di attenzione non è purtroppo usuale. Queste piccole azioni non fanno altro che dare modo a un'associazione come il WWF di migliorare quelle che sono le sue attività all'interno di questo territorio, nell'ambito territoriale. Ringrazio il presidente Benedetto Gallitelli per questa che è stata così una scelta dei propri soci nel devolvere questo piccolo bene, questo per noi un patrimonio, perché è importantissimo per le attività che il centro recupero destina ai suoi piccoli pazienti. E poi ci coinvolge perché cittadini di Policoro, ci coinvolge perché l'associazione ricorda un ragazzo di Policoro, un nostro figlio, io ho suoi coetanei, e quindi ci coinvolge in maniera emotiva. Ecco, è un momento importante. Poi in queste giornate di festa ci fa riflettere, ci fa pensare a cose che dovremmo e potremmo fare, ma molte volte ce ne scordiamo per quello che è la frenesia della vita. Ecco, il WWF è presente oggi in centinaia di piazze, facciamo attività di tesseramento ed è importante dal punto di vista dell'associazione, in quanto è un sostenere le nostre attività, quindi importante da questo punto di vista. Ringrazio ancora anche la vostra emittente, perché darà visibilità sia a quello che è la nostra attività, ma senza dubbio all'associazione a cui fa capo Benedetto Gallitelli e che ricorda appunto questo figlio di Policoro. Grazie a tutti, grazie e buon Natale.